La morte della regina Elisabetta, avvenuta ieri all'età di 96 anni, è un evento epocale che ha certamente raggiunto tutti gli angoli del pianeta. E c'è chi ha avuto modo di incontrarla personalmente ed essere suo ospite, come il conte Orazio Zanardi Landi, o chi si è trovato fortuitamente a Londra proprio nel momento in cui veniva resa pubblica la notizia, come il piacentino Gianmarco Maiavacca. Un grande dispiacere, ma ecco, io stato ospite là e l'ho conosciuta personalmente, ne ho un ricordo meraviglioso, ovviamente, anche per la sua simpatia e semplicità. Una semplicità rimasta impressa al conte Zanardi Landi quando nel luglio del 90 fu suo ospite per una settimana e la regina gli offrì una limonata che lei stessa aveva preparato. Una cosa abbastanza sconvolgente, come dicevo, per quelli che mi hanno già chiamato, perché l'idea che tu vedi la regina quando arrivi, che ti riceve, ti offre una limonata facendo con le sue mani, spargendo i limoni, trattandoti come un amico di sempre, è una cosa che mi ha molto 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 colpito. Ospite a Windsor grazie alla principessa Margaret, che per anni ha trascorso lunghi periodi nel castello di Rivalta, il conte ha avuto modo di chiacchierare e intrattenersi con la regina Elisabetta. Tantissime cose che abbiamo fatto insieme, l'ho visto nel castello, abbiamo parlato di tante cose, da qui è stata una... parlando con già i suoi cagnetti che mi morsicavano le caviglie, e mi diceva non è via dei calci, conte, perché la morsica, non lo sto già facendo. Però la regina è stata una persona sicuramente eccezionale per tutto il mondo, ma nel mio caso sono io una persona che non sono poi nessuno, per cui lei poteva essere anche molto meno, molto più formale, per cui il suo modo di accogliermi è stato una cosa che mi ha molto colpito, ecco, quello sì. Gianmarco Maiavacca invece ieri era a Londra e spiega che la notizia che la scomparsa di Sua Maestà potesse accadere era già nell'aria dalla mattina. Quando si è diffusa, si trovava all'interno del Lego Store in centro città. Improvvisamente tutti i commessi hanno iniziato a muoversi freneticamente e sembrava che fosse successo qualcosa di grosso. Poi uno di loro ha fatto un annuncio ad alta voce dicendo The Queen is dead, la regina è morta, e proprio esattamente in quel momento hanno spento una diciamo costruzione video dedicata alla regina e ha detto nessuno la vedrà mai più. Maiavacca si è quindi spostato verso Buckingham Palace. C'era un fiume di gente inimmaginabile, ma la cosa che mi ha colpito di più è che esattamente in quel momento lì non volava una mosca, c'era un silenzio surreale, tutta la città era gelata e si sentivano solo i passi, gli applausi, un sacco di persone, anche ragazzi giovani che passavano per la strada che portava Buckingham Palace con dei fiori in mano da depositare. È stata veramente una cosa emozionante. Anche oggi si respira questo clima surreale di grande cordoglio e diciamo un po' quello che si sente dire in giro dai londinesi, che purtroppo per loro dicono che è finita un'epoca e secondo loro le cose andranno peggiorando. Insomma, non sono molto fiduciosi sul futuro.